Il sindaco di Fiume Freddo di Sicilia, Marco Alosi, replica alle accuse che le opposizioni gli hanno rivolto negli ultimi giorni. La situazione finanziaria dell'ente resta al centro del dibattito politico cittadino. Noi abbiamo dato dei dati. Non abbiamo fatto un'informazione che non è basata su dei dati, sono dati che vengono pubblicati dall'ANCI, dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che dovrebbero essere smentiti dai 5 Stelle o dalle nostre opposizioni per dire che questi dati sono errati, questi dati sono sbagliati. Non è vero che i trasferimenti regionali sono diminuiti e quelli nazionali sono diminuiti, su questo si deve fare opposizione. Poi tutto il resto sono solamente parole espresse da persone che si stanno preparando per la campagna elettorale, giusto o sbagliata, però alle persone devono spiegare con i dati quelli che sono le loro idee e se loro dicono che non è vera questa cosa, portino dei dati ufficiali e allora potranno dire alle persone che il sindaco sta prospettando una situazione tragica che non è vera. E allora se loro hanno questi dati, ma non li hanno perché sconoscono completamente quali sono le problematiche, ma questo lo vedremo nel redigendo bilancio in cui noi li inviteremo e se loro hanno possibilità di trovare delle fonti, ma noi saremo i primi ad ascoltarli. Il problema è che i finanziamenti, un comune vive sui finanziamenti regionali e statali e vive anche su quelle che sono le tasse che vengono fatte. Noi non vogliamo, fino a quando ce la facciamo, non vogliamo perseverare sulla tassazione sui nostri cittadini e stiamo riducendo di tutto. Questa è la pura e sacrosanta verità, ma una verità che non dice Marco Alosi, non dice il sindaco, ma la dicono i dati espressi dall'ANCI. Anche le polemiche che dicono sulla Reggia Trazzera. La Reggia Trazzera non è di proprietà ancora del Comune di Fiume Freddo. Sconoscono che la proprietà del Comune di Fiume Freddo avverrà dopo 2 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, in cui è stato pubblicato che la Reggia Trazzera toccherà a noi, dopodiché, passati 2 mesi, bisognerà avere un verbale di consegna definitivo, da quel momento sarà di proprietà del Comune. Noi che cosa stiamo facendo nel frattempo? Abbiamo fatto già una delibera per non trovarci sprovvisti all'ultimo momento per fare le strisce blu. Strisce blu che saranno giustamente un introito per il Comune di Fiume Freddo e non saranno a carico dei cittadini di Fiume Freddo che già pagano anche la spazzatura che portano tutte le altre persone da fuori, ma sarà sarà più a carico delle persone fuori, residenti fuori dal comune di Fiume Freddo, perché già i fiumefreddesi vengono tassati dalla indifferenziata che viene prodotta all'interno della Reggia Trazzera.